questa splendida ricetta andrò ad utilizzare dei fiocchi d'avena e per la preparazione che farò io, ovvero di mezzo litro, ne occorreranno 25 grammi. Acquistando dell'avena gluten free sarà possibile realizzare una bevanda completamente gluten free. Questi sono gli aromi che aggiungerò. Per dare un po' di dolcezza ho voluto scegliere questo dattero super morbido, super profumato. Per un tocco fresco e agrumato un po' di scorzetta di limone biologico, mi raccomando, e infine qualche fogliolina di menta. Una combinazione che adoro è proprio il cacao con la menta. Avete presente quel gusto di gelato After Eight? Ecco, io lo adoro e voglio provare a creare una bevanda adesso ispirata. Per estrarre il latte dall'avena utilizzerò mezzo litro di acqua molto molto calda, ma non bollendo. Calda circa 70-80 gradi. Vi presento il mio strumento adorato, il Ciuffamix. È veramente fantastico perché permette di realizzare delle ottime bevande vegetali senza sporcare, grazie al suo filtro, come potete vedere, ed è veramente molto molto semplice anche da pulire. Si può lavare persino in lavastoviglie. Cosa c'è di meglio? Per prima cosa versiamo la nostra acqua direttamente nel boccale. No vabbè, solamente adesso mi rendo conto che ho lasciato una seggiola lì in mezzo, così a caso, ma va bene. Continuiamo a versare la nostra acqua calda. Adesso è il momento magico in cui andremo ad estrarre il nostro latte facendo delle piccole pressioni delicate con il pestello. Dico delicate perché verrebbe distinto di fare un po' più di forza, e invece no, movimenti delicati, movimenti piccolini saranno sufficienti per estrarre il nostro latte. Quello che rimarrà all'interno del filtro non lo andremo a buttare, l'ocara, la polpa della nostra avena, io ad esempio la utilizzo la mattina dentro lo yogurt, oppure altre volte la metto magari anche dentro un porridge, ma lo vedremo insieme dopo. È arrivato il momento di imbottigliare il nostro latte. Io utilizzo questa bottiglia di vetro che ho recuperato da una salsa che avevo acquistato. Come potete vedere è veramente tanto tanto cioccolatosa, ma sarà buona? Decisamente deliziosa, e si sentono tutti gli aromi che abbiamo aggiunto. Sono veramente soddisfatta, profumata, naturale, approvata! Questa è la nostra ocara, un ingrediente veramente prezioso poiché ricco di nutrienti. Infatti è ricca di fibre, proteine, vitamine e minerali. Può essere utilizzata in molti modi in cucina come ingrediente aggiuntivo. Io ad esempio domani l'andrò ad aggiungere alla mia colazione nello yogurt. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi un bel like di incoraggiamento e scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, se avete già provato a preparare il latte vegetale a casa vostra, e soprattutto quali sono le vostre versioni preferite. Vi piacerebbe che io realizzassi altri video di questo tipo? Intanto io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine del video. Vi abbraccio fortissimo e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!